ma perché non parli più e non prendi il tuo caffè? Ora poi non c'è nemmeno il tempo di portarsi via. Ho saputo che ad aprile ci sarà un concorso per il Museo Magro. Ho una vaga idea di fare, di presentare un progetto, il tema è la luce. Sono due opere, ci sono a disposizione per gli artisti selezionati 200.000 opere, 200.000 euro ad opera. Però credo che oramai siano il premio, i premiati siano già stati selezionati, è mia convinzione. Quindi ho una sorta di scarsa fiducia nel sistema corrotto dell'arte, che sostanzialmente, pur facendo dei concorsi, la corruzione colpisce la politica come colpisce il mondo dell'arte, colpisce ovunque. Quindi penso che sia del tutto inutile e fatuo partecipare ai concorsi pubblici quando vengono fatti. Purtroppo, certo, due opere a 200.000 euro l'una farebbero gola, insomma, risolverebbero forse la vita a un artista. Ma sappiamo che come vanno le cose, ma non solo in Italia, credo un po' ovunque. Quindi ho questo forte rammarico. Bisognerebbe trovare un sistema dove ma io penso un po' come accade per la politica, no? Ad esempio pensiamo adesso alle regionali. Le regionali vengono, ad esempio pensiamo voglio così fantasticare, no? Su una delle ipotesi che si potrebbero trovare. Ci sono le regionali, alle regionali chi ci va? Chi dovrebbe andarci come candidato? Dovrebbe andarci chi meglio rappresenta un territorio, e dovrebbero esserci dei politici, di persone che fanno da molti anni politica nel proprio territorio, nella propria provincia, nella propria città, nel proprio capoluogo, e vengono mandati appunto a rappresentare questa istanza, diciamo, sociale al Parlamento regionale. E così forse dovrebbe essere anche per l'arte. Cioè, un artista come me, che è estremamente noto nella città in cui vive, molto popolare, apprezzato, che riesce a vivere d'arte, io credo di aver diritto a partecipare alla biennale, alla quadriennale, o anche a partecipare con buone chance a questi concorsi. No, dico questo perché mi spiego. Ci sarà una preselezione. Ora, questa preselezione che viene fatta per questo concorso appunto del Magro, perché poi ce n'è anche un'altra per il Maxi che è in fase di ultimazione. Allora, questa preselezione dice che verranno alcuni tipi di curriculum, no? Allora, ma se sappiamo che la società italiana è tutta corrotta, dalla politica al sistema addirittura economico, no? Allora, come possiamo prendere per valida o comunque autorevole la partecipazione di un artista alla Biennale, visto ciò che accade
io rifiuto l'autorevolezza della Biennale, perché la Biennale è un covo di raccomandati e quindi io sento il bisogno, la necessità di ristabilire dei valori in base a criteri completamente diversi.